Mister, buonasera. Sugli episodi dubbi di oggi ha già parlato il direttore Ribalta, però chiedo anche a lei ovviamente una sua impressione. Vogliamo portare. Oggi la squadra ha fatto un'altra buona partita, la settima in 21 giorni, ha giocato, ha creato occasioni per far gol, ci è riuscita, ha sbloccato la partita, poi ne ha create altre per fare il 2-0, purtroppo non siamo riusciti a fare il 2-0, poi sull'unica situazione, perché l'altra, la parata di Gigi, il giocatore avversario era in fuorigioco, quindi già segnalato dall'assistente, quindi non abbiamo subito praticamente un tiro in porta. E oggi abbiamo preso cosa? Un autogol, una rete sfortunata, casuale, però c'è da dire che nell'arco della partita non si può, ogni partita noi, io non mi piace protestare, non parlo mai dell'arbitro in generale perché ci insegnano così, però ogni partita 30-35 falli a partita, redarguiti, no? In maniera superficiale o non redarguiti, oggi ci sono stati dei falli. Ragazzi, poi nel secondo tempo due volte due giocatori ammoniti che fanno fallo, una volta Mione su Vasquez e un'altra volta Krišedić su Vasquez, già ammoniti. Possiamo rimanere la partita in 9 contro 11, ragazzi, cioè, no, non si possono fare certi errori. In più Rispoli da dietro sulla gamba d'appoggio viene colpito mentre sta correndo davanti all'avversario in area di rigore, più rigore di quello non esiste. Palla di Floro Lucio, palla alta, allarga il braccio, la palla gli cade sul braccio, tutti gli altri rigori che vediamo in Serie A, Serie B, tutti i campionati, oggi il regolamento dice che è rigore, come si fa a non andare a ripetere, non andare a vedere una cosa di quelle e non dare rigore, con le regole di oggi. Se i regolamenti ci sono per tutti, solo quello, ma sono ancora più rammaricato per l'andamento anche della partita, perché poi tutti i falli, tutte le volte, a Monza lo stesso, a altre partite lo stesso. Noi siamo una squadra che cerca di giocare a calcio, di proporre, di giocare con giocatori tecnici, quindi quello è il nostro vestito, no? Oggi per le caratteristiche che ha la squadra, però se ogni volta si permettono prima di ammonire un giocatore 8 falli, 7 falli e poi quando c'è la possibilità di dare i secondi cartellini gialli, altrimenti che ci stanno a fare e tirare fuori i giocatori delle squadre avversarie, sono rammaricato perché anche oggi la squadra ha fatto una buona gara, ha tirato in porta tante volte, ha costruito, a volte abbiamo sbagliato anche l'ultimo passaggio, però siamo stati arrembanti, e abbiamo fatto quello che dovevamo fare, solo 10 minuti in po'. Nel secondo tempo, ma era normale, no? Dopo tantissime partite, tanti ragazzi che ripetono si devono giocare sempre, ma la squadra poi ha giocato, ha fatto, ha costruito, non concedendo nulla. Purtroppo oggi c'è stato questo episodio, ma soprattutto nell'andamento della partita, cioè, certi episodi non vanno bene. A Monza due rigori su Vasquez, su calcio d'angolo, una volta gli sfila la maglietta, l'altra volta lo prendono, si aggrappano e saltano su di lui e non vanno neanche a rivedere, non va bene, non è giusto, non è un giusto premio per gli sforzi che fa la squadra, per gli sforzi che facciamo, perché rigore a Monza, oggi rigore o espulsioni, oggi porti a casa c'è già 4 punti in più, non va bene, non va bene. Punto, non è calcio da Parma, non è per noi, non è per noi, non è giusto, perché tutto il lavoro che facciamo durante la settimana, vederlo sfumare per episodi così non va bene. Non mi arrabbio mai, oggi veramente sono arrivato dopo una serie di episodi a parlare anch'io, perché non è possibile, viene premiato il lavoro che c'è poi alla fine, perché i ragazzi meritano, per il gioco che fanno, per quello che esprimono e l'impegno che mettono in campo. Mister, al di là delle decisioni arbitrali, insomma, c'è rammarico in lei anche per il fatto che questa squadra in generale non riesce a chiuderle le partite, non riesce Quello, a ragazzi, uscire? è un leitmotiv, chiamiamolo così, del nostro percorso. Che li facciamo? Ripeto, non mi piace sempre ripetere le stesse cose, no? Sembra una cantilena, ma la realtà, ragazzi, l'Inter ha fatto 6 partite, ha fatto 2 gol, 1 gol, però stavano fuori giocatori come Dzeko, stava fuori Correa, stava fuori Sanchez, adesso li hanno recuperati e ricominceranno a fare gol. Noi abbiamo fuori giocatori davanti, che regalarli agli altri, come sta successo all'Atalanta, l'abbiamo detto altre volte, se tu regali attaccare Inglese, Tudino e Pandev, beh, obiettivamente è normale che qualche situazione in meno la puoi concretizzare per andare a giocare dei giovani, hanno giocato dei giovani, ha giocato Bonni, ha giocato Siz, ha giocato. Però ragazzi, ovviamente l'esperienza loro non è quella di altri giocatori che noi abbiamo nel nostro organico e che purtroppo da troppo tempo o per situazioni così non possiamo utilizzare e questo è penalizzante, no? Quindi è normale che ci penalizza, questo ci ha penalizzato anche nell'ottica, nonostante abbiamo creato lo stesso, abbiamo costruito e le opportunità ci sono state per chiuderle le partite. Però più di lavorarci non possiamo fare, quindi
Calcio è questo, a me interessa che la squadra comunque giochi a calcio e cerchi di far divertire i suoi tifosi, ma il divertimento poi sta nella vittoria finale, ma ci sono dei percorsi, delle cose da portare avanti, la squadra sta crescendo, ha dimostrato ancora oggi di essere solida, di essere compatta, di essere aggressiva, di giocare a calcio quando c'è da giocare, di essere pericolosa, di creare situazioni importanti, e poi però dentro la partita ci sono situazioni, sì, potevamo chiudere noi sicuramente, visto che le occasioni e le situazioni le abbiamo create, però in queste ultime partite ogni tanto si può avere anche un rigore. Se noi siamo una squadra che gioca tecnicamente nell'area di rigore avversaria, gioca d'attacco, cioè non è possibile che non prendiamo mai una situazione, mai un manca andarla a rivedere, cose eclatanti, e ammonizioni non concesse, a volte su ripetuti falli per spezzare il gioco, per interrompere l'azione, azioni che possono dare là a ripartenza o a giocate di transizione che non vanno redarguite, perché poi il calcio non è quello. Se oggi permettiamo quei falli là, io giocavo fino a 40 anni, per quei falli là, facevo una carriera fino ai 45 anni, io giocavo bene, tranquillo, là, da mediano, via, non è calcio. Allora, parliamo di vedere, di fare contenti e felici i tifosi, no? Con un bel calcio, un bello spettacolo, vedere la squadra giocare, i giocatori tecnici, poi boom, boom, non è, va redarguito. Oggi i falli così, a volte lasciano correre, ma lascia correre, che se uno è fallo, se non è ammonizione, gliela devi dare. Se uno fa 8 falli in una partita, non può prendere un cartellino, non si può, non è calcio, non è quello. Ho detto, giocavo fino a 45 anni. Carlo. Buonasera mister. Ciao. La squadra è migliorata, si vede, le geometrie ci sono, è più squadra rispetto al momento in cui lei è arrivato. Ci sono due aspetti però, forse da migliorare ancora, almeno dal mio punto di vista. Uno è l'intensità per tutti i 90 minuti. Oggi no, possiamo chiedere 7 partite in 20 giorni. No, certo. È chiaro che in alcuni tratti la gamba non era quella di quando fai una partita pulita. Sì, più che altro come atteggiamento, però, magari l'inizio del secondo tempo forse... No, sì, però ecco, c'è da mettere che poi lì in uscita abbiamo perso qualche pallone, non ci siamo potuti alzare, dopo abbiamo legato meglio in uscita e la squadra si è potuta alzare, e l'avevamo fatto anche in qualche circostanza a Monza, c'era successo la stessa cosa, però non si può pretendere 95 minuti, no, di far tutto bene con la stessa lucidità, soprattutto in un periodo dove, ripeto, stanno giocando quasi sempre gli stessi, perché 10-11 assenti è normale che viene meno un po' di fatica, però la squadra poi fino in fondo ha retto, dimostra di sta bene anche fisicamente, perché gli esterni, Mann, i giocatori Juric, i giocatori che hanno giocato tante partite, stanno pedalando, stanno giocando, la linea difensiva si comporta bene dietro, concediamo proprio le briciole ai nostri avversari, però ecco, purtroppo non riusciamo, il nostro difetto è magari non poter chiudere le partite, però dentro le partite ci sono anche gli episodi, questi episodi qui che poi caratterizzano la gara, perché tu resti in superiorità numerica, è un vantaggio che ti sei guadagnato grazie al giocare a calcio, grazie agli altri che per fermarti ti interrompono le azioni, fanno falli tattici in continuazione, quindi vuol dire che siamo pericolosi, vuol dire che fanno fatica a prenderci tra le linee, sugli esterni, e questo vuol dire che la squadra ha il suo vestito, gioca a calcio, cerca di farlo, poi non è premiata, perché un pizzico di fortuna se la merita anche sti ragazzi, insomma a volte abbiamo preso dei gol rocamboleschi, qualche gol rocambolesco, e magari abbiamo creato tanto, e come abbiamo detto è un difetto di non chiuderle, però dentro questo difetto ci sta anche purtroppo l'aver per troppo tempo regalato, tra virgolette, concesso di non avere a disposizione attaccanti che onestamente con le palle che respirano al ridosso dell'aria ci facevano molto comodo, insomma, e lì un po' di malizia in più, un po' di furbizia, però quella ai giovani non possiamo chiedere tutto e subito, con il tempo arriveranno anche loro a gestire alcune situazioni meglio. No? Anche Felix ha avuto una situazione importante, Benedice anche di lavorare la palla meglio per arrivare al tiro in un'altra situazione, però magari fra un anno, 8 mesi, 10 mesi, lavorandoci, vedendo, correggendo la difesa della palla, il controllo orientato sul piede importante per calciare subito e rubare il tempo, magari il posizionarsi davanti all'avversario, perché Felix ha saltato bene, è stato preso per la maglia, però lì magari, ecco, il fatto di andare a tagliare la, cioè delle cose di calcio che il giocatore esperto te le fa e te le mette sul piatto. Il giocatore giovane magari ci poteva stare con la trattenuta, però sai, deve andare ancora di più a incidere su quella situazione là, anche se poi fallo su Rispoli, che va davanti all'avversario, lo prendono col piede d'appoggio, come si fa a non dare un rigore così? Sì, no, ma ha già risposto anche al secondo aspetto della mia domanda, che era quello di concretizzare maggiormente sì, le tante azioni da svolgere. Ci sta mancando quello, però. Alberto,
Mister, l'importante è che le costruiamo, si dice nel calcio, che ci arriviamo. Intanto le chiedo le condizioni di Bernabé, forse l'ha tolto anche perché ha ammonito, tra l'altro, apro e chiudo parentesi, un'ammonizione assurda quella di Bernabé, vista il replay, veramente assurda. L'avevo visto subito, sì, vabbè, sì. Lui... Le chiedo adesso finalmente, se non altro c'è una settimana intera per lavorare, quasi intera, chi conta di recuperare? Pande va detto di essere vicino al rientro, è possibile vederlo venerdì almeno lui? Non lo so, onestamente le speranze non sono tante e quindi anche perché poi, come si dice, no? Magari forse una situazione, poi finire il campionato, non lo so, ce lo dirà lo staff medico, in questo siamo lì. Vogliamo recuperarli, vorrei averli tutti come sempre, ma purtroppo queste sono situazioni in questo momento che stiamo sicuramente pagando. Bernabé, sì, ha preso una munizione. Se guardiamola, paragoniamo la munizione di Bernabé e quella di Amione da dietro sul basket, se al momento gli rompe la gamba, cioè se quello è lo stesso metro, io non capisco dopo. E dopo viene crisi di aggancia, Vasquez lo prende in braccio, Amione lo riprende in braccio un'altra volta. Se quello è lo stesso metro della munizione, io non le capisco più le munizioni quando sono giuste e quando sono sbagliate. Scusatemi, ma che cosa devo dire? Io è questo. Poi ovviamente era un po' faticato, il ragazzo da 9 mesi che non gioca, che era fermo, ha fatto 7 partite in 20 giorni, poverino, gli abbiamo tirato il collo, come suol dirsi, insomma, quindi anzi, ovviamente normale, un po' di affaticamento, sì, anche l'ammonizione, certo, però che ovviamente, avendo capito l'andazzo, qua restiamo pure indietro oggi e così ci roviniamo la partita per bene, e quindi questo tanto è. Quindi magari c'è grande rammarico perché la squadra meritava oggi, veramente oggi come altre volte meritava i 3 punti per come ha giocato, per come l'ha interpretata, per l'impegno che ha profuso, per quello che ha creato e per quello che non ha concesso agli altri anche. Perché ripeto, senza prendere un tiro in porta tutta la partita, un autogol sfortunato, più sfortunato di quello, quando la palla sta andando in braccio a Gigi, che era già lì sulla traiettoria, tranquilla, e calcio ci vuole anche un pizzico di fortuna in alcuni momenti, però. Pazienza, è importante continuare a fare prestazioni, a giocare a calcio e farlo in una maniera migliore. Più di questo non possiamo fare. Lorenzo. Mister, buonasera. Mi ricollego un attimo alle domande che le sono state fatte in precedenza. Si diceva un Parma che non riesce a chiudere la partita anche dal punto di vista forse fisico, atletico, la squadra. No, non scherziamo. No, no, secondo... Finiamo sempre davanti. Mi ricollego a quella domanda fatta in precedenza. Provo a tirarla da un altro punto di vista, magari il rammarico può anche essere per il fatto che in 10 partite del 2022 il Parma ha tenuto la porta inviolata solo 3 volte, quindi forse c'è anche un po' di fragilità anche da un punto di vista... Difensivo? Beh no, l'unica cosa che siamo migliorati, forse una delle poche cose che siamo migliorati è quella, la solidità difensiva. Però, stiamo prendendo però veramente... i dati dicono che comunque su 10 partite, 7, in 7 il Parma ha preso gol. Sì, ho capito, ma dipende come l'hai preso, in che maniera, in che misura, prendendo 2 tiri in porta, in una partita 3 tiri in porta, prima magari prendevi 20 tiri, 18 tiri, 15 tiri, ti salvavi, però Gigi era sempre migliore in campo, adesso nelle ultime partite Gigi scusi, è molto meno impegnato, quasi nulla, e questo fa capire la solidità della squadra, non vuol dire in quello, tu devi vedere il numero dei tiri in porta e i numeri dei tiri in porta che fai e di quelli che subisci. Volevo dire dal punto di vista dell'aspetto mentale, che magari un gol subito comunque è sempre una doccia gelata per la squadra. Sì, vabbè, quello certo, ci dispiace perché poi, sai, calcio ci sono anche gli avversari, no? Abbiamo tanti ragazzi giovani che possono pagare qualcosa a Dazio, l'abbiamo detto, noi quello che sta mancando non è tanto il gol preso, no? È quello che abbiamo creato tanto, stiamo creando tanto e dobbiamo essere più bravi nel concretizzare e chiudere le partite al momento. Qua, a volte ci siamo riusciti, vedi Spal, vedi Pordenone, vedi altre partite, altre volte non ci siamo riusciti e quello per le occasioni che creiamo ci penalizza sicuramente in maniera importante, perché poi il calcio, un gol che l'avversario lo possa fare, è normale che anche in Serie A sono poche le partite che si terminano 0-0, finisco se non fai gol, rischi poi anche di perdere le partite, devi lì, e noi vogliamo lavorare per segnare, non per non prenderlo. Cioè l'atteggiamento della squadra con 2 punte, un trequartista, Vasquez, gli esterni che sono Mann e a volte Felix, cioè Bernabé in mezzo al campo, cioè, stiamo con un trequartista che gioca davanti alla difesa, cioè noi il nostro
modo di giocare, anzi dovremmo subire ancora più tiri in porta per il nostro atteggiamento, per quello che proponiamo come calcio. Invece la squadra è ordinata, organizzata, compatta, riesce a chiudere con abbastanza con tranquillità le situazioni avversarie, perché c'è il lavoro dietro. La squadra sotto questo aspetto è cresciuta molto, siamo cresciuti anche nella fase offensiva, però dobbiamo mettere la palla dentro quando ci capita, la lettura finale, l'ultimo passaggio o la conclusione finale. Oggi, anche oggi, come altre volte, siamo andati vicini, molto molto vicini, però non siamo riusciti a chiuderla. Detto mister che siamo d'accordo, sono d'accordo con lei sul fatto che il Parma ora sia una squadra molto più compatta e conceda molto meno agli avversari rispetto alle partite di inizio stagione. Ma e io non guardo, io guardo quello che è La mia domanda era volta a capire se si sono riusciti a superare quei piccoli vizietti che il Parma e che, lei, che il suo Parma aveva ereditato nelle partite, ecco. Io ho visto da un punto di vista fisico e da un punto di vista mentale. La squadra sta bene a livello fisico, finisce le partite, siamo stati arrembanti anche oggi. Manner, la settima partita che faceva, alla fine ancora attaccava l'esterno sulla fascia, là ha creato sempre superiorità numerica, è andato al tiro, è andato a essere pericoloso, ha messo palle gol importanti per i compagni. Quindi se uno non ce la fa, non ci arriva. Se la squadra non ci va di là, alla fine non è la stanchezza o non è dipeso da quello. Se metti la palla dentro, tanti discorsi ne fai, calcio è quello, ragazzi, calcio la palla dentro, quello è il sale del calcio. Contro la Spalla non abbiamo detto questo, contro il Pordenone non hai detto, perché la palla hai fatto 3 gol, 4 gol, quando hai avuto l'opportunità, anzi ne hai fatti anche meno, altre volte poi il calcio, i giudizi vengono troppo condizionati a volte da quello che è il risultato, ma non è così, perché la squadra oggi non ha subito nulla sul piano difensivo e praticamente nulla, e davanti ha costruito, ha fatto la sua partita, nonostante fosse una settima partita, però, ripeto, poi dentro le partite ci sono episodi chiave, a Monza, su 2 rigori, uno me lo vuoi dare, oggi su 2 rigori me ne vuoi dare uno, che ci sono netti tutti e 2, le espulsioni, quegli altri, le ammonizioni, vuoi smoni? Vuoi cacciare giocatori a campo? Se fanno 800 falli a partita, e poi viene a me e prendo gli ammonizioni. Beh, o Bernabé mi viene ammonito perché copre la palla, cioè, ma che ammonizioni sono? I nostri come fanno un fallo ammoniti? Quell'altro devono fare 8 falli a ciascuno, su una squadra tecnica, ripeto, noi siamo una squadra tecnica adesso, che punta, che gioca a calcio, lavora tecnicamente, e quindi, voglio dire, tu gli interrompi le azioni tutte le volte, falli tattici, uno va addosso, una volta, 2 volte, 3 volte, poi basta, ragazzi, caccia i cartellini, poi si sommano, e quindi dopo ci sono anche le espulsioni, se no giocavo fino a 45 anni. Prego, Guglielmo. Mister. Vivevo di rendita. Non lo so se ha preso più cartellini da quando è a Parma o... Perché cioè, quando li ho presi, però, sì, tu sai, li ho presi perché vedevo proprio queste cose. Poi non sono mai venuto a parlare, non ho detto mai nulla prima, mi avete sentito sempre, però dentro la partita, noi giochiamo a calcio, se gli altri lo sistematicamente, Vasquez via 35 falli a partita, caviglie gonfie, Benedice l'altra volta è uscito a campo, è stato un mese fermo, Inglese esce da campo, è infortunato, quell'altro Tino esce da campo, fallo da dietro, porca miseria, e non posso utilizzarlo, fermo in infermeria, ma raga, non mi va bene perdere i giocatori così, non mi va bene. Non vengono redarguiti neanche, ma neanche ci fischia punizione a volte. È chiaro che vengo ammonito io. Volevo provare a per farmi sentire lì, però adesso è un po' andando avanti. Non è, attenzione, a me non piace tirare fuori l'alibi, è evidente. Sono cose evidenti. Volevo solo farla sorridere. Che si evidenziano. Volevo provarci a farla sorridere. Sì. No, tornando un attimino alla partita. Questa assomiglia un po' a quella col Monza. Parma parte bene, fa tutto bene, poi dopo il vantaggio mi è sembrato che si ritirasse dentro un pochino. La partita a volte. No, dentro la partita. E accettasse abbiamo appunto sbagliamo a volte quando andiamo a verticalizzare, che in uscita perdiamo qualche palla, ok? Per non lavorarla, coprirla, lavorarla e alzare il baricentro della squadra, perché per alzare la squadra quando la palla va non deve tornare indietro, altrimenti gli esterni, la squadra, il centrocampo, i difensori non si alzano per andare a giocare di là. Per alzare a giocare di là, nel momento in cui fai la prima uscita e mentre giochi esci con la palla su punta, su tre quarti, su
i suoi esterni, non devi perdere la palla subito, perché se perdi la palla resti ovviamente un po' più indietro. A Monza c'è successo in qualche circostanza, però non si può pensare che tutte le palle davanti, e poi ripeto, delle volte sportellate difensori su falli che vanno addosso proprio senza guardare la palla addosso agli, e facciamo correre, è normale che la squadra rimane un po' sotto, e in qualche circostanza oggi nel secondo tempo in uscita non abbiamo legato qualche palla che ci permetteva poi di andare a giocare di là, quello che vogliamo fare sempre noi. Glielo chiedevo nel corso della partita può capitare delle volte, a Monza c'è successo qualche volta, oggi c'è successo nei primi 10 minuti, 3-4 palle in uscita, hanno sportellato, no? E la palla è tornata subito indietro e siamo rimasti lì, non siamo riusciti ad alzarci. Però dopo l'abbiamo fatto bene. Perché ho visto appunto che dopo il gol, cioè poi è come se sì, avesse accettato... Non si tratta di cosa fisica, è che no, qualche volta in uscita... Non volevo dire che no, no, che qualche si volta di una in uscita fisica. Sbagliamo, no? Il legare, quello che permette alla squadra di fare le prime, no? Le prime uscite, avanti, dietro, avanti, ecco qua che la squadra sale 30 metri, però stiamo parlando proprio di cose minime, certo, però anche in questo entra, come è entrato in altre partite, il fatto... di quando ci sono falli, spinte addosso, no? Che non ti permettono anche a volte di legare per lo strattonamento, no? Allora è lì che io dico anche il re d'Alguire, perché lì la squadra punizione, tum, viene su e viene a giocare. Se tu non la segnali, uno va addosso all'avversario, a volte neanche si fischiano, e quindi è chiaro che resti un po' più lì. Però lì ci stiamo lavorando, dobbiamo migliorarlo, ne parliamo sempre con la squadra, perché più lo facciamo bene questo fatto di legare, e più ci alziamo e più andiamo a giocare per quello che facciamo. Oggi l'abbiamo fatto benissimo nel primo tempo, perché siamo andati a giocare, abbiamo legato su queste prime uscite, quando ci siamo appoggiati sulle punte, altre volte ci riesce meno. È vero che anche allo stesso Simi, è vero che è alto, però perché è alto, da dietro, boom, spallate, non è che uno non può perdere la coordinazione, come fa Cristoforo Colombo? Come fa? Se tu gli vai addosso dritto, la palla neanche la guardi, quello è fallo. Cioè non puoi andare addosso un difensore, addosso un attaccante che cerca di proteggere la palla. Se tu gli dai una spallata, quello perde la coordinazione, la palla la rubi, ma una volta quelli erano falli. Adesso si fanno correre delle cose che non sono per me da far correre, sono da redarguire, perché tu vai a giocare, stai giocando, se tu mi dai uno spintone, oggi per il fatto di lasciar correre, ma questo lascia correre lo vedo un po' in generale, no? Questo metodo, no? Modo di arbitrare, di lasciar correre, benissimo, però ci sono dei falli di ostruzione, boom, che una volta non te li è punizione, la squadra si alzava e giocava, a volte boom, addosso proprio senza guardare neanche la palla, alla punta, come fa a volte a legare, no? Se tu gli vai addosso, ti viene addosso un avversario e ti fa perdere, no? La coordinazione, il fatto anche di legare, ti dà uno spintone, tu la palla non la puoi difendere. C'è ancora tempo per i playoff, c'è ancora tempo per l'obiettivo minimo? Oppure noi dobbiamo, risultato... No, noi dobbiamo giocare tutte le partite come stiamo facendo. Volta per volta giocarci le partite in casa e fuori casa, cercando di fare più punti possibile. La squadra sta avendo un'ottima continuità di prestazioni, sempre e comunque, perché abbiamo creato tanto in tutte le partite, compreso nonostante tantissima assenza Cremonese e Ternana, dove negli episodi anche lì il fatto abbiamo avuto 5 palle gol sul 2-2 per chiudere noi la partita, non l'hai fatti, e poi una mezza carambola, una mezza cosa in area di rigore, pum pum, hai preso il terzo gol, ma poi hai costruito tanto anche lì. Quindi dobbiamo crescere sul piano di realizzativo, perché creiamo tanto e giochiamo tanto e bene, e dietro siamo veramente all'omicino, nelle situazioni che lasciamo agli avversari proprio le briciole. Meno di questo non si può fare, i numeri in genere ti premiano, però è detto anche che, lo abbiamo detto in precedenza, regalare agli avversari giocatori non è una cosa che ovviamente ti facilita, ma non a noi, a tutti. Facevo l'esempio dell'Inter, 6 partite hanno detto che non ha segnato e non ha fatto punti, ha perso 6 punti di vantaggio sulle seconde e sulle terze. Come gli è rientrato, gli sono rientrati, non so, Lautaro al meglio, rientra Correia, rientra Sanchez, rientra quello, comincia a ritrovare i gol, beh, i punti li rifai. E poi questo vale anche per il Parma e vale anche per le altre squadre, come l'Atalanta con Zapata, con Muriel, è chiaro che quando regali giocatori importanti ci sono delle volte che magari ti si fa male il 28esimo, il 30esimo della rosa, e quando perdi magari i giocatori, come purtroppo da quando sono arrivato, sempre 10, 11 tutte le settimane, quindi è chiaro che qualcosa perdiamo, è normale che perdiamo, perché lo perdi, ma anche negli obiettivi, perché se devi lottare per la retrocessione, retrocedi,
che c'è tutta sta roba fuori e regali agli altri tutti questi, l'abbiamo detto anche in altre volte, no? O se lotti per la promozione, per il playoff, per queste cose, magari poi alla fine qualche conto in meno non ti torna, perché qualche gol in meno ce l'hai e qualche punto in meno evidentemente ce lo puoi avere. Poi, chiaro, in questo percorso Benedicia cresce, Bonni gioca, Siz esordisce, perché poi magari nel frattempo non hai, ti mancano delle pedine in quel reparto lì dove è importante averli. Ti capita una palla di quella a Pande, è gol. Ti capita una palla di quella inglese, è gol. E quindi purtroppo quando lavoriamo anche con, abbiamo questo progetto di lavorare anche con i giovani, giusto, corretto, che cresceranno, però oggi gli possiamo dire anche che possono fare giusto e possono anche sbagliare. E quindi dobbiamo farli crescere. È un peccato regalare questi attaccanti all'altri, questo mi scoccia molto, perché sicuramente avremo già fatto diversi punti in più, questo è sicuro per quello che abbiamo prodotto.